Dio fa cose grandi a partire da realtà minuscole e apparentemente insignificanti, a cui noi non daremmo un briciolo di fiducia. Gesù ci dice il contrario di quello che ci dice il mondo. Ci dice: sii te stesso fino in fondo per poter brillare. Tu sei fatto per diventare un albero frondoso, un cedro magnifico, dice Ezechiele. Che cosa vuol dire essere felici? Non avere problemi. Loro non è che si sposano per non avere problemi. Per essere felici e fecondi, sì. Questa è la felicità di cui il nostro cuore ha bisogno, ha desiderio, non altro, non altro. Sapete come si diventa felici, fratelli miei? Si diventa felici quando ci si riconosce amati, voluti, desiderati. Quando tu riconosci nel tuo cuore che tu non sei al mondo per caso. Nessuno di noi è un errore. Ognuno di noi è voluto, amato, desiderato profondamente da Dio. Padre. I figli di Dio sanno che Dio dà pace, ma non lascia in pace. Ti fa mettere in piedi, ti provoca, ti fa uscire. Fa non dare per scontato l'amore. Questo è il mio augurio, che voi possiate trovare nella Chiesa come avete trovato fino adesso un albero presso il quale trovare riparo. Sempre.